Ehi, la giornata, io sono Mazzatest e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Gingistar. C'è Marino. Niente, sono fatto un po' di lavori, si è sistemato un po' tutto la gente, mi manca ancora dell'olio, ma per il resto siamo a posto perché comunque tutti i miei pippottini sono a posto. Ho depositato i tesori, ho raccolto altri tesori. E niente, dicevo che adesso siamo mediamente a posto. Abbiamo fatto un pochettino di commercio, lo prenderei. Ho anche fatto salire un po' di morale i due nostri amici, Anacaona e l'altro di cui non ricordo mai il nome. Allora, proverei a questo punto a tornare. Proviamo un attimo a tornare al territorio delle Amazzoni, vedere se troviamo qualcosa, appunto, primo. Non si sa, qua tanto troveremo solo prezzi schifosi. E anche se ci appostiamo per la strada non dovrebbe essere grave, perché abbiamo fatto due cinghialetti, per cui ci può stare. Allora abbiamo razioni, una di carne a tutti, più appunto ho dato due anecalli che non mi ricordo se avevamo sottolineato nello scorso episodio, ma era comunque arrivato morale soltanto 3, per cui gli ho dato un po' di boost con la doppia carne, dandogli da mangiare praticamente sempre il doppio del normale. Gli altri invece sono a un livello davvero molto molto alto, 14, 14, 14, 14, 13, 11, 14, 13, 13, 14. Sono tutti stralti, gli unici due con cui avevo problemi erano questi, per cui ho detto vabbè, facciamo che sacrificare un po' di provviste, comunque vedete che non sono messo male. Oltre le 300 che abbiamo depositato nella zona, per cui diciamo che siamo tranquilli. Conserva, abbiamo 22, quindi direi conserva tu. Conserva 8 e conserva 4. Ok, e siamo a posto. Vada. Aia. Ok, ci stanno assalendo. Proprio detto, siamo tranquilli, a posto, evviva, felici, la vita, ci sorride, e invece no. Andiamo così, dai. Faremo un pochettino di esperienza se va bene, e se no, oh. Magari guadagniamo un po' di morale, o magari perdiamo di brutto. Dovremmo essere armati. Porta tutti nella zona di vittoria in tempo, cosa vuol dire? Ah, che dobbiamo scappare perché è un diversivo? Però dov'è la zona di vittoria, scusatemi. Qua giù, tutti laggiù in 8 turni. Ma che brutta idea vi è saltata per la testa. Che cavolo. What? Sono anche qua. Ma senti, io scappo fortissimo nonostante tutto, eh. Non so voi, ma chi si ferma è perduto. Qua arriva. Che ci diano il tiro d'opportunità, non me ne può fregare di meno. Ma no, come triboli? Ha messo dei triboli là in mezzo ai piedi, ma che cazzo. Ancora, ma basta? Niente, lui ha finito tutto, mi sa. Prova a correre tu. Ecca, te pareva. Niente, non può più avanzare. So che posso usare l'altro che non mi dà il tiro d'opportunità, ma non me ne può fregare di meno. Fatemi danno, ma devo correre forte.
Medico idem. Corri qua. Ok, no, là non può correre. Cavoli e niente, lo unirò qua. E nulla. Ci vuole il medico? No, ok. Basta però! Ma ce n'è anche da dietro? Cosa? Ma e siamo pieni. No, dai, che cavolo ho fatto in 8 turni, scusatemi, ma siamo fuori di testa. Ma sono delle robe davvero fatte malissimo. Come cavolo faccio? Adesso mi muoiono tutti e due quelli. Ho solo 8 turni. Allora, dov'è che sto a dire questo? Lei ci vuole però, porca miseria. Uso movimento tattico, niente. Allora, non può fare niente. Adesso ci vuole lo stesso, vaffanbrodo. Non si vede niente con questi alberi. Oh, vai qua. Ma no! Scusatemi, ma come faccio a correre là in fretta se è tutto rotto? Ancora Triboli! Ma basta, ma niente, ci vogliono tutti, vi sa, eh? Non credo so più 7 turni, ma che brutta situazione siamo finiti. Ahia, quello c'è morto. Irene si è quasi andata. Oh, ma la lasciavo sul campo qua Irene. Non capisco perché questi attacchi qua di notte sono infattibili. O ti danno l'attacco quello con i coltellini stupidi, rotti. Aia.
Ok. Allora tu corri più forte che puoi. È in questa direzione a cui bisogna andare, sì. Ok, si è allontanato un po' in realtà da quello che doveva essere il suo percorso, ma va bene. Tu non puoi curare te stesso, eh? Mi sa che lo perdiamo al prossimo turno, il medico. Allora, quella ha già fatto il tiro d'opportunità, per cui l'altro dovrebbe riuscire a passare. Spero. Se non c'è qualche rete, altra rete in mezzo ai piedi. Allora, Echeverria mi sa che è spacciato. Irwenes è già morta. E questi più di così non possono andare, mi sa. Eh no. È andato. No, fatemi passare lui per piacere. Niente. Aveva perso anche il cacciatore. È stato inutile sacrificare Severia. Anche il medico è andato. Si salvano solo in due, mi sa. Ok, ancora. Dai, però, porca di una miseria. Ah, gli aveva tirato una laggata incredibile. No, 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 no. Se mi raggiunge pure quegli altri due. Ci abbiamo distrutto la città intera e ci prendono due stupidi a caso la notte e ci massacrano tutto. Non è ben calibrato questa cosa qua degli eventi notturni. Sì, ma quelli è inutile che li fai correre tutti, tanto non arrivano in tempo. Niente, dobbiamo stare a vedere tutti che corrono comunque. Allora. Triboli, te pareva. Ancora! Niente, quello mi è addosso, non ce la faccio. Si salva solo lo scout. Ma che ce ne frega di vedere lui che cura l'altro? O abbiamo perso o si salva solo l'esploratore? No, dovremmo farcela, però. Dipende cosa intende con tutti. Tutti non ci arriveranno mai perché quattro sono per terra.
No. Ok. Ok. Pintado è messo male, vabbè, dai. Ne ho trovato 4 di olio, per fortuna. Hai fatto un po' di esperienza. No, non ci dà neanche esperienza sta roba qua. Vabbè. Che brutta situazione. Beh, poteva andarci anche peggio, eh. Scusate, ma mi destabilizzano un po' queste battaglie qua, perché sono completamente da caso, completamente rotte. Cioè, abbiamo tutto maxato praticamente, eppure nulla. No, queste evoluzioni non si vedono comunque. Da nessuna parte. Boh, forse perché c'è già caduta Tenochtitlan, allora niente. Boh, ci accappiamo comunque nel dubbio allora. Non c'è neanche carne per tutti, ovviamente. Chi è che sta male? Lui lieve frattura, me ne occupo io. Tu caccia. Tu caccia. No, aspetta, tu forse puoi sviluppare. Lanterna, sì. Prego che ci rubino dell'olio. E tu, ripara l'equipaggiamento rotto. E buon, direi. Loro due hanno due doppie. Sì. Vediamo come va. Allora, si è rimesso completamente. Due unità di equipaggiamento. Ok, che erano le due che aveva perso proprio Pintado. Ok. Niente, questo è il territorio della Mazzoli, ma non vediamo assolutamente nulla. Nei dintorni, voi vedete qualcosa? Là c'è un cerchio di alberi abbattuti. Boh, provo a vagare un po'. Forse si è accampato qualcuno di recente qua. Forse quassù vediamo qualcosa. Sono loro? Può essere, mi sembra una donna. Allora. Mettiamo. No, questo era il pattuglia. Lo riportiamo a pattuglia. Gli altri tutti a caccia, ok. E diamo una razione di carne a lui. E gli altri tutto uguale. Sì. Di medicina come si è messi? A posto. Direi che va bene. 4 di corda, 11 di cara. Ah, tra l'altro come lanterna ne abbiamo fatto un'altra, ok. Dove corrono? Ce l'avete con me, scusate. Ah, eccole. Stai attraversando la giungla, non lontano dalla riva del fiume, quando uno strano rumore risuona tra gli alberi. Ordini ai tuoi uomini di fermarsi per sentire se il suono si ripete. Invece, sette donne con le vesti tipiche da guerriero azteco escono silenziosamente da dietro gli alberi e si mettono davanti a te, formando un semicerchio tenendo gli archi tesi. Nessuna apre bocca. Chiamiamo l'interprete. Chiami il tuo interprete in prima linea. Le donne ti guardano con sospetto. Non abbiamo intenzioni ostili. Però.
Il guerriero con più decorazioni sulla veste risponde senza prima inchinarsi. Mi chiamo Citlalli, condottiero delle donne guerriere di Tenochtitlan. Perché venite qua ricoperto di metallo, viso pallido? Non rappresentiamo una minaccia per voi, veniamo da una terra lontana, siamo venuti solamente in esplorazione. Citlalli indica con un gesto i tuoi uomini, senza mai abbassare la guardia. In tal caso allora vi dobbiamo chiedere di abbassare le armi. Va bene, abbassate le armi. Le tue truppe abbassano la guardia e puntano le armi verso un altro lato. Citlalli ti guarda dritto negli occhi e sembra valutarti per un momento, poi indica alle sue guerriere di abbassare le armi. Bene, voi dunque siete il capo di questo gruppo? Noi usiamo il termine capitan, però sì, il mio nome è Julius Mazzetes. Sorride e l'espressione le trasforma completamente il viso. La sua ferocia non appare, ma lascia spazio a una sincera bontà. Venite con noi al nostro accampamento, mangeremo insieme e ci conosceremo meglio. Neccalli sorride raggiante. Un'opportunità straordinaria. Sarà un onore, condottiera. Potete chiamarmi Citlalli. Ok, questo è l'accampamento. Il capo delle Amazzoni, con i tuoi uomini hanno preso a chiamarle dimostrando una sorprendente conoscenza della storia classica, sembra un tradizionale campo da caccia azteco e non alimenterebbe alcun sospetto se non fosse per la totale mancanza di uomini. Citlalli ti mette una mano sulle spalle, un gesto insolito che provoca qualche occhiata tra le truppe. Venite, Julius, sedetevi intorno al nostro falò. Ci uniamo, vedere un po'. Segui Citlalli fino al falò mentre i tuoi uomini si sistemano ai confini del campo. La nostra sorellanza ebbe origine quando Tenochtitlan approvò una legge che proibiva alle donne di partecipare ai combattimenti. Molte delle guerriere che avevano lottato per difendere il regno scelsero allora di lasciare la città e formare una loro comunità. Ora cacciamo e vendiamo carne e pellame al mercato di Tlatelolco. Non so dove sia Tlatelolco, l'abbiamo mai incontrata? Boh. Se volevate difendere la città, perché ve ne siete andate? Un sorriso ironico le si dipinge sul volto. Difendere la nostra città e le nostre famiglie era il nostro scopo originale, ma perseguendolo nacquero amicizie durature. Presto ci guadagnammo il rispetto degli uomini che combattevano al nostro fianco e imparammo a provvedere a noi e ai nostri cari. Quando ci privarono del diritto di confrontarci con i nostri nemici, ci portarono via anche tutto il resto. L'esilio era l'unico modo per stare insieme, per continuare a essere il gruppo unito che eravamo. È difficile dirlo, ma hai la sensazione che Citlalli si rivolga a te in modo amichevole e informale. Cosa ne pensano i governatori della città? Tenochtitlan non approva la nostra presenza così vicino alla città, ma noi visitiamo i loro mercati travestiti da contadine, senza che loro se ne accorgano. Quindi ora rifiutate qualunque contatto con gli uomini? Si avvicina a te leggermente, abbastanza da permetterti di sentire il calore del suo respiro sul tuo volto. Non ammettiamo uomini nella nostra sorellanza, è vero, ma ci sono uomini che consideriamo alleati, e anche qualcosa di più. Ci sta provando. Oh, la valvola spacca. Allontanati, mi sembra anche brutto. Abbiamo già detto di no a un matrimonio, mi sa che questa è l'ultima possibilità prima che finisca tutto. Sorride e mette la sua mano sulle tue. Vi andrebbe di unirvi alla nostra battuta di caccia stasera? Sarebbe un onore per me. La battuta di caccia dura molte ore, ma Citlalli non sembra particolarmente impressionata dalle tue abilità. Quello che conta comunque è che hai imparato dalle Amazzoni qualche trucchetto che potrà servirti per le tue battute di caccia notturne future. Speriamo che sia effettivamente un cambiamento dal punto di vista del gameplay. Mentre tornate al campo delle Amazzoni, si fa buio. Dovresti cercare un posto per allestire un accampamento. Grazie per avermi invitato alla vostra battuta di caccia, Citlalli. Ho imparato molto, ma si sta facendo tardi ed è ora di andare. Mi è piaciuto cacciare con voi, Julius. Voi e i vostri uomini ci fareste l'onore di passare la notte con noi al nostro campo? La sua voce è più dolce del miele. È un'offerta molto generosa. A nome dei miei uomini, accetto. Speriamo che non ci attacchino di notte, cioè tipo che ci ammazzano. Ok, qua è non tradotto bene.
Tu e la tua compagnia venite le ammazzoni per un banchetto. Man mano che passa il tempo, i timori legati alla sopravvivenza nella giungla cessano e tutti riescono a divertirsi e rilassarsi. Parecchi dei tuoi uomini ci provano con le ammazzoni, ma nella maggior parte dei casi le avance sono rifiutate più o meno gentilmente. Quando giunge il momento di ritirarsi per la notte, Citlalli ti invita nella sua tenda. Ci proviamo. Ci proviamo. I mercanti Amazon. I prezzi dei mercanti Amazon sono migliorati. Capisco che in inglese hanno tutti e due, cioè hanno lo stesso significato, ma mi fa molto ridere da leggere. Passi la notte con Citlalli e dormi ben poco. Il mattino successivo, dopo un addio appassionato, parti con i tuoi, completamente rinvigorito nonostante la mancanza di sonno. Ah, ok, mi ero perso, dormi ben poco. Venite con me, Citlalli, unitevi alla mia avventura. Citlalli ti bacia teneramente, il suo sorriso è offuscato dal senso di colpa. Non posso venire con voi. Vorrei poterlo fare, ma ho molte responsabilità qui. Per quanto ami stare con voi, amo anche le mie sorelle e devo restare qui per proteggerle, immaginavo. Che cosa scegliamo? Allora, facciamo un ragionamento off game. Secondo me, la prima avrebbe senso in un altro tipo di gioco. Cioè in un gioco in cui lei ha il suo carattere, per cui lei direbbe: lo apprezzo, sei un grande, hai capito che io sono diverso dalle altre, che non sono una donna, moglie, eccetera, eccetera. Quindi GG, troviamo un compromesso. Mentre invece, per quello che ho imparato di Expeditions Conquistador, in genere la maggior parte delle volte in cui tu dici: no, guarda, beh, non è che sono così interessato, c'è questo problema, magari se ci venissi incontro dici: ah, ok, non sei interessato, ciaone. Perché io direi che o scelgo la seconda o ce la perdiamo come possibilità. Direi che provo comunque con la seconda. Mi sento come se avessi finalmente trovato, che mi sembra esageratissima, finalmente trovato qualcosa che mi è mancato per tutta la vita, prima ancora che me ne rendessi conto. Non posso perdervi adesso. Sorride, non mi perderete, Julius, il nostro campo sarà sempre aperto per voi. Venite a trovarmi più spesso che potete, andrà tutto bene, ve lo prometto. Ah. Ok. Cominciamo con le Amazon. Allora, hanno. Ok, buono. Ci sta. Dai, 400 tesori per 27 medicina, mi piace. Ma se torniamo non succede nulla. Dice che ci accoglie come se fossimo innamorati. Va bene. Però poi. Boh. Andiamo verso il Dorado. Calcolo del percorso. Tra l'altro ha detto: i tuoi seguaci uomini hanno vinto morale. Ok. Il tuo seguace donna follower have vinto morale. Che poi non è uno soltanto, ne abbiamo due. Abbiamo Iroenis e Anacaona. Poi non penso che abbiano vinto morale dal fatto che si siano affrontati con le donne, o no? Boh. Comunque, i mercanti Amazon sono migliorati. Niente, qua il percorso non ce lo calcola perché si è rotto un po' tutto, mi sa. Facciamo che andare di qua e vediamo che succede. Poi dopo un po' sistemiamo tutto. Non ho visto se mi ha ripristinato i movimenti. Di qua non si passa, mi sa. Mi sa che dobbiamo fare il giro. Ma cos'è che c'è qua sotto? C'è qualche. Ah, c'è un tesoro. Ma probabilmente questi accampamenti sono gli accampamenti degli Amazzoni che si spostano qua intorno per cacciare. Tra l'altro dovremmo anche concludere questo episodio perché è durato parecchio. Abbiamo abbastanza carne per più gente. Sì, allora Lopez, tu mangia anche un pochettino di carne che ti fa bene.
Anche Trevino, Trevino uno in gamba, non ci ha mai posto guai, non mi ha mai messo nei guai a differenza di Ruiz, mannaggia Ruiz. Sì, mi sa che hanno vinto morale anche gli altri, erano 7-8, erano 6-7, adesso sono 7-8. Allora, adesso dobbiamo mettere di caccia, tutti di caccia, tra... No, lui deve metterti a fare erborista perché abbiamo poche medicine in questo momento. 90, infatti. Cos'è che ha detto? I mercanti Amazon sono migliorati. Quattro corde e 11 di carne. Va bene, dai, andiamo a prendere questo tesoro e poi concludiamo l'episodio qua, direi. Ma le Amazzoni hanno detto che andrà tutto bene, che ci troveremo spesso, ma... Non funziona. Mi accoglie come si accogliono un innamorato. Forse devo sceglierla prima. Non lo so. Salviamo. Io vi ringrazio per la visione e vi auguro una buona giornata. E magari vi lasciate un mi piace se l'episodio vi è piaciuto e iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti.